La cucitura inglese è una di quelle tecniche che una volta conosciuta non potrà che conquistare il podio delle vostre favorite. È semplice, elegante e perfetta su tessuti leggeri, delicati o trasparenti, anche se per chi non ha la taglia cuci la trovo molto utile anche su tessuti medio leggeri, per evitare le fastidiose finiture con lo zigzag fatti a macchina che sono sicuramente meno piacevoli. Non usatela però su tessuti medio pesanti perché creerebbe troppo spessore e sicuramente non è molto adatta. Vediamo un progetto di esempio in cui io ho utilizzato proprio questo tipo di cucitura e vedete che questa è una blusa fatta su un tessuto in cotone seta, quindi comunque un tessuto piuttosto leggero, e se andiamo a vedere l'interno la finitura è fatta proprio con la tecnica della cucitura inglese. Sostanzialmente quello che facciamo in una cucitura inglese è andare a racchiudere il margine di cucitura in due passaggi. Quindi ci sarà una prima cucitura che anziché farla col tessuto dritto contro dritto, come facciamo normalmente, la andiamo a fare col tessuto rovescio contro rovescio, quindi dal lato dritto del tessuto. In un secondo passaggio andremo a racchiudere questa prima cucitura fatta, in questo modo risultando una finitura molto pulita in cui non ci sono bordi grezzi del tessuto. Vediamo come farla alla macchina da cucire. Come dicevo, la cucitura inglese va fatta in due passaggi e il primo è un po' controintuitivo perché viene fatto con il tessuto rovescio contro rovescio, quindi dal lato dritto del tessuto. Quindi andiamo a mettere in questo modo il rovescio contro rovescio e facciamo una prima cucitura con un margine di mezzo centimetro. In pratica dobbiamo dividere il margine iniziale, quindi un centimetro e mezzo supponiamo, nei due passaggi. Faremo prima il margine di mezzo centimetro, poi quello da 1, oppure possiamo fare il margine del piedino di 7 mm per 2 e arrivare così al centimetro e mezzo. Andiamo a usare un punto dritto e facciamo la cucitura fermandola all'inizio e alla fine. A questo punto andiamo a rifilare leggermente il margine se stiamo utilizzando un margine del piedino, altrimenti se abbiamo il margine a mezzo centimetro non è necessario rifilarlo. Andiamo innanzitutto a stirare i margini aperti. Su un margine così piccolo può richiedere un po' di pazienza, ma questo ci aiuta poi nel passaggio successivo. E a questo punto andiamo a piegare dal rovescio lungo la cucitura che abbiamo fatto e stirare nuovamente. A questo punto torniamo alla macchina da cucire per fare la seconda cucitura. Facciamo la seconda cucitura con il margine di un centimetro bloccando il punto inizio e fine. Torniamo quindi alla stiratura. A questo punto stiriamo la cucitura di piatto e poi andiamo a ripiegare il margine in una delle due direzioni. Quindi ce lo andiamo a spostare su un lato, tipicamente se questo fosse un capo lo andremmo a stirare verso il dietro del capo e stiriamo bene. Vediamo quello che abbiamo ottenuto. Sul lato dritto abbiamo una cucitura normale, sul rovescio vedete che è una rifinitura assolutamente pulita in cui i margini non sono visibili.